schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un money glitch per chi veramente non ha proprio soldi e quindi andiamo a vedere questo money glitch ragazzi. Allora, per fare questo money glitch innanzitutto dobbiamo avere un amico che ha questo tipo di auto che ho io, ovvero la Dubsta. E non è una Dubsta comune, è una Dubsta molto particolare, quindi non pensiate di poterla comprare e poter usare una Dubsta qualunque. Insomma, dobbiamo venire in questa missione. Allora, perché in questa missione? Perché questa missione, ragazzi, ha l'orario bloccato e quindi automaticamente sarà sempre quell'ora nella missione. L'auto di cui vi stavo parlando è questa, ragazzi. Allora, dobbiamo andare allo Santos Custom del porto. Adesso vi faccio vedere, non del porto scusate, ma dell'aeroporto. E qui in pratica dobbiamo andare da queste parti e dobbiamo fare dei vari giri in questa zona in maniera che quest'auto spawni. Ma adesso procediamo, insomma, andiamo all'aeroporto, andiamo allo Santos Custom. Allora, incominciamo a fare questo giro da qui, ragazzi. Ovviamente io sto mandando il video in velocità, però comunque sia vi renderete conto, insomma. Allora, l'auto spawna dove vi ho fatto appena vedere. Quindi, in pratica, noi dobbiamo incominciare a fare questo giro, ragazzi. Partiamo da qui, come dicevo, io lo mando sempre in velocità il video perché altrimenti ci mette un botto. E partiamo da qui, cerchiamo di non guardare mai il punto da dove spawnerà l'auto. Allora, come vedete, qui è spawnata un'auto, ma a noi non interessa quest'auto. Allora, spawnano spesso auto modificate, ragazzi, quindi auto di tutti i tipi modificate, che ovviamente non è che ci daranno chissà quanti soldi. L'unica auto che ci darà molti più soldi, intorno a 23.000 e qualcosa, è questa qui, ragazzi. La potrete trovare di due versioni, o oro o argento. Come vedete, è spawnata una Ruiner, che però a noi non interessa, come avete visto è già mezza modificata, e quindi andiamo a ripetere nuovamente il glitch. E quindi ci rimettiamo a passo d'uomo, ragazzi. Non andiamo molto veloci, ma andate a passo d'uomo. Io, come ho già detto, sto andando in velocità raddoppiata nel glitch. E come vedete è spawnata un'auto dorata comunque e argento. Quindi, ragazzi, che cosa vi resta da fare? Prendere quest'auto e portarla nel vostro garage. Allora, come ho già detto, questa Dubsta è molto particolare, quindi se un vostro amico ce l'ha, l'auto spawna, altrimenti non spawna. E cosa fondamentale, vabbè, adesso vi faccio vedere che comunque ha qualche modifica, c'ha i cerchi, c'ha parecchie cosine, ragazzi, c'ha effettivamente parecchie cosine come auto, oltre al colore cromato, insomma. E spawna di due versioni, questa versione qui, che è la versione cromata, e la versione dorata. La mettete in garage e l'auto è vostra, e così per parecchio, insomma, no? Fate avanti Andrea, avanti Andremo, vedete, non lo so, compratevi il garage vicino all'aeroporto, io ce l'avevo qui, però fate avanti e indietro e avrete molte più auto per il valore di un 23.000. Allora, ragazzi, vi spiego una cosa, ci sono anche altre auto in mappa, però questa è l'auto che paga di più, paga molto di più di tutte le altre. Quindi io consiglio di fare il glitch con questa auto, perché sennò altrimenti ci sono le Sentinel, il Sand King, l'auto delle bande. Se volete porterò anche altri video dove rintracciare queste auto, però sappiate fin da ora che pagano molto di meno. Detto questo, ragazzi, spero che vi sia utile, un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti.
Sì.